anziani. Anzi no. E dalle 11:20 minuti e 30 secondi, buongiorno, ben trovati in questo nostro spazio in cui diamo valore all'età. Ma parleremo appunto di attività fisica adattata con la dottoressa Monica Colpi dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Parleremo della varietà offerta dall'organismo che più è vicino a tutti noi nelle varie fasce d'età, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Con noi ci sarà la presidente regionale Sara Vito e noi andiamo direttamente all'organismo che in un certo qual modo è più vicino ai cittadini di tutte le fasce d'età, dai piccoli fino alla tarda età. L'Unione Italiana Sport per Tutti, che da sempre cerca di proporre attività sportive accessibili sia di qualità che economicamente. E per quanto riguarda la terza età, collabora anche col portale attivato dalla Regione proprio sull'invecchiamento attivo. Con noi c'è la presidente regionale dell'Unione Italiana Sport per Tutti, Sara Vito. Sara, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Ecco, Sara, noi abbiamo sentito varie testimonianze di varie attività per la terza età. La WISP, ovviamente adesso qui non possiamo fare tutto l'elenco delle varie attività che organizzate. Se possiamo forse estrapolare qualcosa da proporre agli ascoltatori, Sara, cosa vorrebbe sottolineare? Intanto effettivamente fare un elenco di tutto, fortunatamente, siccome sono tante le cose, sarebbe impossibile nei pochi magari minuti che abbiamo oggi. Però intanto vi ringrazio per questa così possibilità che ci date anche di far un po' conoscere meglio la nostra realtà, perché da sempre crediamo assolutamente, sposando un po' la filosofia delle signore intervistate prima di me che ho avuto modo di ascoltare, crediamo assolutamente che un buono e sano stile di vita passa attraverso l'attività fisica, no? Sì. Quindi è fondamentale dedicare, anche in realtà si tratta anche di pochi minuti al giorno, quindi basterebbe un po' di buona volontà e si potrebbero avere dei benefici veramente importanti per ciascuno di noi. E l'attività di WISP si inserisce nel solco un po' di questa appunto voglia di creare occasioni per i cittadini, da un lato per appunto migliorare la qualità della vita di ciascuno attraverso la pratica sportiva, ma anche per contrastare ad esempio un po' il fenomeno della solitudine, perché dimentichiamo anche che anche la socialità è fondamentale per una buona qualità della vita, soprattutto quando si va su con gli anni e magari il rischio appunto di rimanere un po' isolati è reale, no? Con la pandemia noi abbiamo avuto delle esperienze proprio devastanti, no? Anche devastanti, perché è inevitabile, certo. C'era paura, c'era preoccupazione, ci si rinchiudeva un po' tutti, anche un po' perché era inevitabile, perché dovevamo farlo, ma anche dopo il recupero è stato, abbiamo visto, graduale, ecco, c'era vero. Una Certo, poi avete intensificato anche la vostra attività dei gruppi di cammino, Devo dire questo, sì. Perché anche cosa anche è stato fondamentale, rilanciare le attività all'aperto, da un lato anche per fruire del territorio, che anche questo è un aspetto sicuramente di benessere, e per inventarci delle progettualità quasi di sport sotto casa, per permettere a tutti, con costi assolutamente contenuti, se non addirittura con dei progetti anche noi che siamo riusciti a realizzare a costo zero, quindi gratuiti, beneficiando magari di contributi pubblici, tra cui appunto anche quelli che ho sentito citare anche appunto prima della legge regionale sull'invecchiamento, che è una legge del 2014 eccellente, perché appunto ha dato gambe anche a queste progettualità che così si sono potute realizzare. E in particolare per appunto i non più giovanissimi, vediamo che le cose, le progettualità che piacciono e che effettivamente sono apprezzate riguardano in particolare il tema dei gruppi di cammino. Anche qui si tratta di iniziative semplici che vanno a valorizzare anche i percorsi dei 10.000 passi di salute, che è un progetto regionale anche questo già da anni in essere, no? Con tutta una serie di tracciati da poter utilizzare per questo tipo di attività assolutamente
semplici, quindi abbordabili per tutti, no? Non necessariamente per persone che hanno una particolare preparazione atletica. E poi le palestre all'aperto, anche con il comune ad esempio di Gorizia abbiamo fatto dei progetti interessanti, anche in questo caso dedicati in particolare appunto agli anziani, e poi anche altre cose come, non so, il calcio camminato, o comunque diciamo attività anche che hanno dei profili anche non solo sportivi ma anche sociali in alcuni casi, perché comunque diciamo la parola d'ordine è fare rete e mettere le persone in connessione tra loro. Poi anche questi gruppi si auto come dire, si autoalimentano, nel senso che poi le signore soprattutto che partecipano creano tra di loro dei contatti, quindi è una cosa secondo me molto molto positiva. Ecco, questa è anche la finalità, no? La finalità, sì, non solo il movimento ma anche appunto fare rete e tessere delle relazioni. Grazie mille Sara Vito, io invito gli ascoltatori a visionare il sito della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, ci sono i numeri di telefono per ogni provincia e si possono chiedere informazioni su tutte le varie attività. Sara Vito, io la ringrazio moltissimo.